ragazzi e ragazze, bentornati nel canale. Come avete letto dal titolo, oggi andiamo sul mio profilo Instagram. Sì, torniamo indietro nel tempo e vediamo un po' cosa combinavo un po' di anni fa nell'ambito make-up. Altra cosa, qui intorno a me ho una giacca che sicuramente tra un po' metteremo perché fa freddo. Volevo sfoggiare questa nuova magliettina di SheGlam. No, SheGlam è quello make-up. Vabbè, Shein. Però ho freddo, quindi vediamo un po' quanto durerà Fabiana. Allora, perché ho deciso di fare questo video? Ho deciso di fare questo video perché mi sono resa conto dei notevoli cambiamenti che ho fatto nel corso degli anni, anche se ancora potrei fare di meglio, però non mi applico più di tanto, quindi comunque ho raggiunto un certo livello nell'ambito make-up, però non sono assolutissimamente tra i migliori, ma c'è sempre da imparare. Chiaramente sono contenta di questi grandi passi avanti che ho fatto. Infatti, una volta, quando ho avuto la possibilità di collaborare con la La Lab, ho qui il pacchetto, ho deciso di far stampare dalla La Lab per la collaborazione 4 o 5, oddio non mi ricordo, alcune foto dei miei make-up preferiti del momento. Infatti questi qui sono di 2 anni fa, però sono i miei preferiti, giusto per farvi capire quanto sono contenta dei progressi fatti negli ultimi anni. Abbiamo questo make up di Halloween, che è il mio preferito in assoluto e mi piace davvero tanto. Ho fatto Coraline, molto basic, la collaborazione Bratz insieme ad altre ragazze, e poi 2 look glam molto, tra virgolette, semplici, quindi non fanno parte di nessuna collaborazione o roba in particolare, ma erano look che ho inventato io sul momento. Quindi sì, sono stata molto molto contenta dei progressi fatti negli ultimi anni. Ma adesso invece passiamo a ciò che non andava fatto con il make-up, ciò che combinavo agli inizi. Adesso mi sposterò più qui. Ok, spero non mi escano le tette da fuori, perché non so se riuscirò a indossare questo top quest'estate. Vabbè, intanto mi metto la giacca. Purtroppo, avendo delle ciliegine, non c'è peso, quindi il top appena mi muovo salta, perché è come se non avesse davanti a lui niente, piatto, anche se non sono realmente piatta, però non ci interessa, andiamo avanti. Innanzitutto facciamo registra schermo. C'è bisogno di registrare l'audio? Non c'è bisogno di registrare l'audio, vado su Instagram, adesso compare anche a voi un attimo perché non sono ancora sul mio profilo. Allora, questo qui è il mio profilo Instagram, sono contenta appunto dei miglioramenti fatti, soprattutto degli ultimi post, tipo questo qui, questo, questo qui e questo qui, tutti gli altri sì, carucci, ma vabbè. La qualità era più bassa per colpa di un programma di editing. Chiaramente adesso io andrò giù, 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 giù. Non mi sono salvata prima le foto per non spoilerarmi il tutto, anche perché così non è più una reaction. Oh, ci siamo? Allora, vado solamente ai make-up, perché come potete vedere qui pubblicavo totalmente random. Prima foto l'ho pubblicata nel... Vediamo. Oh no, che cosa ho cliccato? Ah, ok. Nel 2012, quindi molto molto tempo fa. Iniziamo dai make-up, quindi salgo. Primo make-up postato. Non lo descrivo nemmeno. Andiamo avanti, proviamo a trovare qualcosa di più wow. Questo non era un make-up, ma era l'anteprima di un video. Vediamo, questo sembra anche caruccio, ma no, no. Assolutamente. Primi make up di Halloween, giusto, mettiamo un paragone, mettiamo dai un paragone. Primo make up di Halloween doveva essere uno zombie contro uno degli ultimi fatti. Va bene, andiamo avanti. Ma raga, questo che schifo. Io convintissima, convintissima, ho comprato questo rossetto MAC a Parigi, convinta che wow, doveva starmi benissimo come le americane che vedevo su YouTube. No, facevo schifo, sembravo una vecchietta. Cioè, raga, qui quanti anni avevo? 2013? Avevo 19 anni. Oddio, quanti anni avevo?
forse avevo 19 anni, non ricordo, vabbè, comunque. E perché sembravo più vecchia prima? Perché? Questo sembrava anche caruccio, un'altra Fabiana vecchietta. Aspettate perché sta arrivando il bello, perché adesso iniziano i veri make-up. Inizia l'era di Fabiana che fa le sopracciglia stile tatuaggio. Non era un tatuaggio, però inizio piano piano, e qui non è nulla, non è nulla, a fare le sopracciglia sempre più scure. Già qui, capelli neri e sopracciglia castane. Poi andiamo avanti. Ecco qui inizia. Guardate le sopracciglia, vi prego. Guardatele qui, come diventano sempre più scure. Raga, perché? Perché? Ma perché nessuno mi ha fermato? Oh, che schifo. Ma perché non mi fermava nessuno? Cioè, io andavo in giro così. Io andavo in giro così. E mi facevano i complimenti. Ok, immagino... non erano complimenti, era una presa per il culo. Quando vediamo inizio a capire che le sopracciglia non si fanno così, vado più su. Che schifo! Guardate le sopracciglia diverse! Che schifo! Altra cosa, molte persone pensano che io mi sia rifatta il naso. No, 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 signori miei. Questo è perché io prima facevo le foto così, da vicino. Adesso le faccio da lontano e dopo le avvicino e soprattutto conosco delle pose strategiche per non far sembrare il naso così. Andiamo avanti. Che schifo! Raga, voi dovete sapere che io ero fierissima di questo make-up. Prendiamo l'altro di Halloween, paragoniamolo all'altro di Halloween, vi prego. So contro Coraline. Cosa ho fatto di male nella vita? Avevo anche autostima. Brava Fabiana, complimenti, ma no. Niente, raga, l'era delle sopracciglia così stile tatuaggio è durata molto. Molto, cioè io sto cercando di capire quando cavolo ho capito che non ci si trucca così. Qui siamo, per esempio, forse qui già un pochino, quando ho fatto i capelli, allora 2016, avevo fatto i capelli rossi e sembrano leggermente più chiare le sopracciglia. Sì, ma la forma fa schifo. Devo controllare se la ripresa sta andando avanti. Ok, la ripresa sta andando avanti. E qui ero molto fiera delle labbra stile marble, quindi marmo. Non mi erano venute nemmeno chissà quanto male, però. Però c'è sempre il però. Qui, niente. Ma raga, perché le sopracciglia arancioni e i capelli neri? No, non capisco. Ecco, guardate qui. Tipo qui forse ho iniziato a fare le sopracciglia un po' più sobrie, a capire come fare la forma. Ecco, già qui facevo la parte un po' più, non so parlare, come si dice, sfumata, dal quasi non trasparente, vabbè avete capito, sfumata, fino a riempire totalmente il sopracciglio. Sono coperta qui? Sì, sono coperta. Già qui vanno molto molto meglio le sopracciglia, che oddio, poi ci sono persone che odiano le sopracciglia che faccio io, però insomma ognuno ha i suoi gusti, contenti voi. Ecco, già qui i make up per uscire erano un po' più sobri, ci sta, però niente, queste sopracciglia sempre arancioni, molto calde diciamo. Brava Fabiana, i make up iniziano a migliorare, però c'è sempre quello spicy che manca. No, non ci siamo minimamente. Piano piano io mi rendo conto che per rendere i look più belli non bastava semplicemente appunto truccarsi, ma aggiungere degli accessori. Tipo per questo look che ho fatto oggi ho messo questa collana qui, questi orecchini, la parrucca, insomma tutto il resto fa tantissimo nelle foto. Quindi piano piano il mio profilo diventa sempre più colorato, più particolare, tipo questo look qui. Annabelle già era qualcosina in più, ma guardate, non sapevo nascondere le sopracciglia. Infatti avevo fatto le sopracciglia di Annabelle che sono dei trattini, ma si vedono le mie. Poi invece vi faccio vedere, vabbè ve lo faccio vedere già qua in realtà, come ho nascosto le mie sopracciglia qui, ma ve lo faccio vedere anche in un altro make up più avanti. Sì,
Questo look è orribile, perché l'ho pubblicato? Orribile, terribile, schifoso. E questo qui per il Pride. Sì, caruccio. Questi sono stati i miei primi look di Halloween un po' più concreti rispetto agli altri. Tipo questo qui, mi è piaciuto molto, sì. Questo potevo evitare di pubblicarlo. Un po' terribilino. Questo non ha senso. Non ha senso, non sembra per niente una mela. Questo fa schifo, sembra fatto da una bambina, va bene. Poi, piano piano, Fabiana ha capito tante cose, tipo, va bene, macchine. Ho fatto i look delle super chicche in pandemia, raga. Quanti cavolo di trucchi ho fatto durante la pandemia. Piano piano, appunto, ci addentriamo nella parte che piace di più a Fabiana. Io direi da questo look qui, raga, io non so dove si è interrotta la registrazione, comunque niente, è inutile che ricontrollo, tanto non sarebbe più una reaction. Però appunto dicevo che io effettivamente, guardando i vari look, sono fiera di quello che realizzo, più o meno, perché non sono assolutamente al massimo di ciò che si può fare, però insomma sono fiera solamente dal 2020, quindi da 2 anni, vabbè. E ci lavoreremo su per migliorare ancora di più. E quindi allora, ragazzi e ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate dei look terribili che realizzavo e soprattutto se vi piacciono i look che realizzo adesso, perché magari, non so, non è vostro stile, oppure non vi piace, quindi non lo so, non vi piace e basta. E quindi allora, ragazzi, vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Non potevo toccare, ho il gloss.